clamoroso colpo di scena a meno di 2 settimane dall'ingaggio di Salvatore Maurelli come nuovo allenatore. Il Corato, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che non parteciperà al prossimo campionato di eccellenza. C'erano delle prospettive future con alcuni sponsor per poter far bene in questa stagione. Il problema poi è cominciato con qualche rinuncia da parte di qualche sponsor. Ringraziamo Torrevento, che è stato uno dei primi a darci conferma, ma non poteva bastare. Poi noi abbiamo la mancanza anche di un vero patron, diciamo che in eccellenza servirebbe anche un patron, e quindi con Malvera con un passo di lato l'ultima stagione è stata comunque pesante per noi. Quindi diciamo sono queste le conferme che sono mancate. Sicuramente lo stadio, un altro problema, ma che noi eravamo consapevoli. Anche avere una città di 50.000 abitanti, un pool di imprenditori importante, dove purtroppo non hanno dato il proprio contributo. Quindi è abbastanza economica la motivazione. Corato non solo senza stadio dunque, ma anche senza una squadra di calcio. Purtroppo adesso io non ho altre soluzioni, non ce le abbiamo più che altro. Magari dovessero arrivare 10 imprenditori dove vogliamo fare una cordata insieme, c'è tempo ancora fino al 27 luglio per iscrivere la squadra, ma voglio anche dire che questa non è stata una nostra mossa per coinvolgere gli imprenditori, perché il lavoro ormai andava avanti già da mesi. E sicuramente mi sento di ringraziare tutti i tifosi perché hanno fatto la differenza, anche tutti gli imprenditori che ci hanno dato una mano in questi anni, questo è fuori di ogni dubbio, però è difficile oggi pensare al futuro. Una cosa è certa, il settore giovanile andrà avanti perché è un bacino importante quello che noi abbiamo, poi per il futuro si vedrà. Il rischio di restare senza calcio per la nuova stagione è altissimo. Cambieranno le carte in tavola nei prossimi giorni? Lo sperano i tifosi coratini, che nelle ultime stagioni hanno sempre visto la loro squadra disputare campionati di vertice in eccellenza.